Sì, sono stata alla partita da Dumbrie del derby. Hanno mandato l'annuncio che dovevamo fare il tampone per questo caso di Omicron e niente, sono venuta. Non ho avuto sintomi. Spero di non essere positiva, sinceramente. Sono andato su venerdì al derby a Dumbrie, sì. C'era tanta gente. Ho visto ieri la notizia e allora mi sono recato qui per fare il tampone. Ho scritto su WhatsApp e mi hanno risposto subito. E mi hanno detto a 1:30 di venire qua e sono venuto qua. Tanto che aspetti? Abbastanza, sì. Però fa niente. Ero alla partita dell'Dumbrie venerdì scorso. Era pieno di gente, anche se non c'erano gli ultras, però sì, era bella. Ieri sera ho visto la notizia della variante Omicron su in curva e quindi ho deciso di venire qua per sicurezza. Ho scritto io all'hotline fare il tampone. Via email e poi abbiamo anche chiamato stamattina alle 9. Mi hanno fatto prendere l'appuntamento. Spero di essere negativa, non lo so. E che nessuna delle mie amiche sia positiva, comunque, che erano su con me. Il PCR è quello che devi aspettare 24 ore. Sì. Studio. E adesso vado a casa e mi metto tipo in quarantena preventiva per sicurezza. Cioè, non sono andata a scuola stamattina per sicurezza e adesso vado a casa, aspetto domani e se sono negativa ritorno un po' a uscire così. La partita? A parte che abbiamo perso, ma se no andava bene. Dopo sono finita la partita, sono venuta via. So, ieri sera ho sentito che c'era questo caso e allora stamattina mi sono annunciata per venire a fare il test. Ah sì, ho fatto la vaccinazione, tutte e due, la seconda a giugno. Adesso è qua a fare. Tampone per sicurezza. L'ho già fatto ieri sera a casa ed era negativo, però per sicurezza preferisco farlo. Non fanno quello rapido, ma faranno quell'altro. Bisogna aspettare 24 ore. Io ho anche chiamato ieri sera il mio datore di lavoro e comunque lavoriamo sempre con la mascherina. Al momento no, dovesse arrivare il risultato positivo, in quel caso lì vedremo. Era la partita. Tranquillissimo come tutte le altre volte, le ho viste tutte oltretutto, non ho notato particolari differenze rispetto alle altre volte. Ci sono dei controlli ben fatti all'entrata, controllano se c'è il vaccino completo, avete il QR code e la carta d'identità, quindi c'è anche un controllo dell'identità. Ho pensato alla prossima partita, poi chiaramente ieri sera ho voluto sapere di questa cosa e per un senso di responsabilità individuale ma anche sociale veniamoci, facciamo testare. Tra l'altro io non ho mai fatto nessun test, non ho mai avuto problemi, quindi faccio anche questa esperienza, vediamo. Io oggi ero in telelavoro oltretutto, quindi mi libero quest'oretta, punto chiuso. Tanto che è qui in attesa. 10 minuti. Sì, niente, sono entrata. Sono stati molto veloci. Tampone è andato bene, basta, a posto. Uguale. No. Mi hanno dato un foglio da compilare se sono positiva e poi mi chiamano domani in giornata. Se sono positiva mi chiamano, se no mi mandano un messaggio domani.